Ciao, oggi siamo al Mulino Pizzonna, siamo a Frattapolesine e voglio raccontarti questa storia di come questo vecchio mulino è stato reso completamente elettrico, quindi è diventato 100% elettrico, sebbene si tratti di una struttura del 1843. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Prima di portarti dentro a farti raccontare la storia dal proprietario del mulino, volevo anticiparti cosa abbiamo fatto. Abbiamo allora installato una pompa di calore da 31 kW per poter riscaldare l'acqua calda sanitaria per la locanda e per riuscire anche a riscaldare e raffrescare gli ambienti della locanda, quindi si tratta delle camere dove gli ospiti possono dormire. Perché il mulino al Pizzon è diverso dagli altri? I mulini nel Polesine erano per lo più strutture galleggianti sui fiumi, di cui sfruttavano la corrente. Il mulino al Pizzon di Frattapolesine è invece un mulino ad acqua terragno. La sua particolarità consiste nel fatto che, pur essendo situato in piena campagna pianeggiante, è collocato in un punto in cui un fiume, derivazione dell'Adige, si getta in un altro, derivazione del Po, con un dislivello di circa 2,5 metri. Il mulino è nato proprio per sfruttare questo salto d'acqua, molto più corto di quelli di montagna, ma con una portata d'acqua molto più consistente. Lo sviluppo delle moderne coltivazioni in agricoltura nei primi decenni del Novecento comportò una crescita esponenziale del fabbisogno irrigativo, con la conseguenza di non garantire più al mulino una quantità adeguata di acqua e un costante prelievo, mettendone così a rischio la produttività. È allora che i proprietari si sono decisi ad introdurre, accanto alla forza dell'acqua, quella dell'energia elettrica. Allora il mulino oggi è ecomuseo, è ristorante, è alloggio turistico, sala convegni, squero per la riparazione di barche da fiume con scuola di voga alla veneta, itinerari in barca e bici. E poi ci sono le conche di navigazioni che permettevano ai signori veneziani di arrivare da Venezia alle loro ville palladiane in Frattapolesine. Da ultimo, l'Ecomuseo Locanda Mulino al Pizzon ha ritenuto di investire sull'ammodernamento tecnologico con l'installazione di un impianto fotovoltaico di 25 kW e sull'elettrificazione al 90% della climatizzazione e acqua sanitaria, installando due pompe di calore. Eccoci qui, siamo in sala termica, come vedi alle mie spalle abbiamo gli accumuli. Abbiamo un puffer da 500 litri, quindi un puffer di acqua tecnica che serve per contenere l'acqua che poi gira nei fan coil. Infatti la locanda, le stanze della locanda, ha dei fan coil dove l'acqua calda d'inverno e fredda d'estate riuscirà a fare il condizionamento dell'ambiente. Qui invece abbiamo 1000 litri di acqua calda sanitaria. Tu dirai, mamma, 1000 litri sì. Perché? Perché abbiamo 6 camere e quindi possiamo avere 12, 13, 15 ospiti e quindi con la pompa di calore è indispensabile accumulare acqua calda sanitaria perché non produce acqua calda sanitaria istantanea. Dobbiamo sempre e comunque accumularla. Quindi con questo sistema abbiamo la possibilità anche di sfruttare al massimo l'impianto fotovoltaico perché possiamo accumulare acqua calda più calda possibile durante la produzione del fotovoltaico in modo da sfruttare l'energia e non regalarla all'Eneri. Adesso ti porto dietro dove abbiamo la pompa di calore, quindi l'unità esterna. Eccoci infine all'esterno, abbiamo l'unità interna, come vedi è molto importante. Qui dietro alle mie spalle c'è anche Massimiliano, che è l'autore di tutto l'impianto. Infatti della centrale termica l'ha costruita lui su indicazione nostra, con il coordinamento anche del progettista e ovviamente anche con tanta esperienza. Questa pompa di calore assorbe mediamente 10-12 kW elettrici, ovviamente è a servizio di una struttura molto importante dove l'energia elettrica non manca. Bene, con questo io ti do appuntamento al mio prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. A presto!